A volte Minecraft mi fa paura. Immaginate di stare lì, seduti, e giocare al vostro Minecraft e vedere sullo schermo tutto d'un tratto che inizia a muoversi il personaggio, il vostro personaggio, quello che state usando voi adesso in questo momento, si sta iniziando a muovere. Ecco, è proprio quello che è successo a me in questo video. Io non so più cosa pensare di questo gioco, ma so solo una cosa. Io so che è un gioco che fa paura. Io ho scaricato un modpack super super complicato, sapete? E questo dovrebbe essere anche un mezzo modpack pauroso, ma per intanto è ancora giorno, come vedete. Il sole è ancora alto, quindi noi possiamo iniziare a giocare a questo gioco. Guardate, mi sa che è difficilissimo perché Minecraft è completamente cambiato qui. È completamente tutto diverso. Ah! Mi stava cadendo in testa, avete visto? Porca puzzardina, dobbiamo stare super attenti perché sennò qua ci fanno fuori. E guardate lì, ci sono degli slime lì in lontananza, non so se riuscite a vedere. Guardate che è complicatissimo, riuscire a vedere qualcosa qua. Allora, in che direzione andiamo? Là c'è un'isola volanti, là c'è un bioma strano. Io direi di andare da questa parte. A volte guardo da questa parte, ragazzi, perché ci sono un altro schermo dove io vedo tutte le robe strane. Però adesso io vi dico che noi il 9... dal 15 alle 17 iniziamo la live straordinaria, dove vivremo un sacco di avventure e ovviamente continueremo anche questa qua appena iniziato adesso. Quindi, che è un modpack molto bello, che però potrebbe anche essere pauroso secondo me. Infatti soprattutto in live giocheremo alle cose paurose di Minecraft e ci cagheremo addosso. Però state con me, seguitemi, Dunis RFP. Ho detto il canale viola, vero? Vabbè, praticamente cosa succede? Se venite sul canale viola, che trovate il link nella descrizione oppure nel commento su YouTube, potete vedere le bellissime cose che succedono qua in quella bellissima serie. E guardate, secondo me sarà completamente bellissimo. È una nuova esperienza, una nuova avventura straordinaria, secondo me. Ma davvero straordinaria vuol dire stratosferica, spettacolarmente bella, spruz, proprio. Ma avete capito quanto caspito di figo dovrebbe essere questa cosa? Cioè, vivremo insieme delle nuove avventure, tutte quante nuove e bellissime, che mamma mia, proprio non posso nemmeno spiegarvi di quanto saranno belle. Lo potrete capire solamente vivendo. E infatti vi aspetto sul canale Viola Dunis RFP. Tutti quanti insieme giocheremo. Yuppie, yuppie, E adesso concentriamoci qua però, perché qua, se no, chissà, magari ci arriva Herobrine e ci fa fuori, oppure ci entra chissà dove, in certe parti che non si possono nemmeno dire. Avete visto? Allora, prima di tutto guardate qua che figata, che stocco di classe assurdo. Se io butto le cose a terra, guardate come cadono. Che bellezza, che bellezza, che bellezza. Bacio lo schermo perché è bellissimo, no? Cioè, nel senso, ok, so che sembro fuori di testa, ma tranquilli che adesso mi ritorno in me stesso. Allora, in teoria, questo modpack dovrebbe, ripeto, essere una cosa molto paurosa. Adesso faccio una barca. E quindi potrebbe darsi che magari succederà qualcosa di molto strano. E infatti devo stare a vedere, perché io so quello che ho scaricato e ne sono convinto. Secondo me, tipo, ci sarà Herobrine oppure no, vabbè, non lo so se è Herobrine o qualcos'altro, però mi sento come se ci fosse una strana presenza che sta cercando di osservarmi in questo momento e che sta cercando di fare qualcosa. Lo sento da quando sono entrato in questo mondo, in realtà. Ecco, a parte i pesci, ecco, dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché qua è pericolosissimo tutto quanto. Anche perché abbiamo solo 4 cuori. Quanti cuori abbiamo? Questi sono piragna, cosa vogliono fare? Vedete? Pazzi, pazzi completamente, dobbiamo stare attenti. Perché se no qua, magari mi uccidono, mi fanno fuori e io vorrei evitare di morire. Ciao camaleonte, come stai? Non posso perdermi nel parlare con te, perché sai, qua ci potrebbero essere cose brutte. E peraltro sta anche arrivando la notte, mi sa. E infatti la notte è la maggior parte delle volte brutta, perché succedono cose brutte, cose paurose, dico, cose che anche inspiegabili a volte. Qua questi funghetti me li prendo, sono buoni. Non pensiamo male, per favore. Dobbiamo stare super attenti. Guardate lì, chissà cosa potrebbero esserci tutte queste cose. Ma poi guardate questo bioma. Vedete, è completamente nuovo. Cioè, tutte le cose che ci sono qua non si sono mai viste su Minecraft. Per esempio, che caspita è questa cosa? Porca puzzarda, tipo questa è la flint. Ok, la flint è molto interessante. Porca miseria, che spavento, ragazzi. Mi sono spaventato per gli uccelli. Ma è perché questa musica, peraltro la sento pure io questa musica, non la sentite solo voi. Ok, io direi di andare in caverna, perché dobbiamo prepararci al peggio. Dobbiamo prendere della pietra, dobbiamo prendere del carbone, dobbiamo prendere del ferro. Perché io mi sento che in questo mondo, ripeto, succederà qualcosa. E non so che cosa, ripeto. Ma anche perché, sinceramente,
se tu vedi un modpack su Minecraft, su un sito, che non dico qual è perché, ma vabbè, posso anche dirlo in realtà, si chiama CurseForge. Praticamente questo modpack dovrebbe essere tipo un modpack maledetto che ha fatto qualcun altro. E quindi secondo me potrebbe succedere di tutto e di più, eh? Quindi io sono proprio curioso di vedere quello che succederà. Però, mamma mia, guarda che un casino qua, cioè veramente. Io sto cercando di far qualcosa, ok? Sto cercando di non morire soprattutto, perché è la parte più importante questa. Cerchiamo di non morire, di sopravvivere qua insieme. Perché sapete com'è, se moriamo poi dopo è brutto e non andiamo nemmeno avanti. Peraltro, io devo prendere anche dei pesci. Oh, porca puzzarda, come facciamo, ragazzi? Dobbiamo prendere del cibo, non dei pesci. Ok, tipo queste cose vanno anche bene. Ma cos'è sta... No, aspettate un attimo, ma qua ho trovato una cosa. Prima di tutto le pecore le prendo perché così posso mangiarmele. E posso anche prendere la lana, ok? Ma avete visto che a volte lagga? Secondo me, guardate, devo fare una cosa perché... potrebbe laggare troppo. Dovrei diminuire queste robe qua, se no... Perché dovete sapere che questo modpack ha tantissime mod all'interno. Infatti, fra queste mod ci sono anche le mod più maledette di Minecraft, secondo me. Beh, mi auguro di no, però chi lo sa... Perché io cosa faccio? Quando vado a scaricare, me l'ha scritto anche uno di voi nei commenti, quando vado a scaricare un modpack, cosa faccio? Lo prendo, dico, ah, il modpack più maledetto del mondo, bene, allora lo scarico e ci faccio un video. E poi magari mi si infetta il PC, muoio, mi arrivano gli hacker a casa, mi vogliono uccidere nella vita reale. Cioè, insomma, non sono cose belle. Peraltro qua c'è una zanzara in camera mia. Puzzarda, vai via, sai. Ti picchio. Ma guardate voi queste zanzare. Si è spaventata comunque, è scappata, ha urlato proprio in questo modo, ha fatto ah! Ok, ho appena scoperto che questi biscotti qua sono biscotti in teoria, si possono mangiare, quindi è buona questa cosa perché adesso recuperiamo vita per fortuna. Allora, dobbiamo cercare di trovare una caverna, come ho detto, perché ragazzi, cioè, se non troviamo una caverna, noi qua siamo spacciati, letteralmente, perché la notte arriveranno i peggio mostri, ok? Non voglio nemmeno vedere che mostri ci saranno, perché sono sicuro che mi cagherò addosso, e non solo i mostri, secondo me arriveranno anche strane entità. Io ve lo dico, secondo me qua succede qualcosa, poi se non succede niente posso anche piangere, magari, perché se non succede niente è colpa mia che ho creduto che questo modpack è maledetto, ma non è maledetto. Ma ho visto le mod che ci sono all'interno, secondo me è un po' maledetto. Ve lo sto dicendo, secondo me è da fuori di testa praticamente questo modpack. Cos'è? Vabbè, qua ci sono cose molto strane che, tipo, non conosco. Tipo, ecco, metto delle torce. Poi sentite anche i rumori bellissimi che ci sono. Allora, facciamo così. Mettiamo una crafting table, che non ho più, però facciamo così, guardate. Avete sentito anche questo suono molto bellissimo, molto molto bellissimo. So che non si dice molto bellissimo. Signore e mamme, non uccidetemi, so che non si dice molto bellissimo, però... No, perché magari so che... Salve a tutte le signore, mamme e genitori che... Chiedo scusa se magari mi sentite urlare spesso nelle vostre case. Immagino che questa sia una cosa un po' difficoltosa. No, però adesso dobbiamo concentrarci su questa cosa. Allora, mi sto imbarazzando, comunque, non so se si sta notando. Dobbiamo concentrarci però sulla difficoltà che questo modpack potrebbe portare. Infatti adesso metterò anche magari una musica. Allora, prima di tutto, i suoni sono bellissimi, però... No, questa musica non va bene. Questa musica troppo... Sì, ma è possibile mai scegliere una musica? Vabbè. No, questa no! Ma no, ma scusami, l'ho appena messa! Dai, ma non è possibile! Adesso litigo con questo qua, ma vai a quel paese, tu stupido coso! Ok, aveva laggato un po' di nuovo. Ragazzi, secondo me sta per succedere qualcosa, io ve lo dico. Non è normale questo, cioè, avete visto che ha laggato tanto. Poi, io non è, ok, non avrò il PC più bello del mondo, ma comunque il mio PC è buono, cioè nel senso, ci faccio YouTube con questo PC, quindi per forza è buono. Non è che magari Minecraft sta caricando tipo qualche sorta di entità, ripeto. Poi là fuori che caspita c'è? Guardate, è arrivata la notte. E questo Minecraft è completamente diverso, io mi sto anche leggermente inquietando. Perché se succederà qualcosa, io ve lo dico, non so come la prenderò. Probabilmente mi spaventerò talmente tanto che urlerò e chiuderò il gioco. Oppure magari mi infetteranno Minecraft, chi lo sa. Cioè, potrebbe succedere tutto. Io questo modpack, ripeto, l'ho scaricato da internet senza sapere niente. Quindi, chissà che caspita potrebbe succedere. Potrebbe succedere di tutto. Porca miseria, io direi di aspettare, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è aspettare e vedere come va. Quindi mi metterò qua e anzi magari mi chiudo dentro perché per carità non vorrei mai rischiare la vita. Mi chiudo dentro, facciamo così, perfetto, ok. Bene, così loro non possono
entrare, chiunque essi siano, insomma. Chissà. Bene, ci vediamo quando e se succederà qualcosa, se no ci vediamo la mattina. No, no. No, scusate un attimo. Ragazzi? No. Ho la registrazione attiva. Ok, allora, io... Allora, sono due le cose. O sto impazzendo... Oppure il personaggio si è mosso da solo. No, se... No, seriamente, raga, non sto... Sto cercando di capire... Ma forse è una mod... Ma non è che tipo sono caduto, tipo magari sono nella caverna, scusami un attimo. Andiamo. No, perché se sono caduto e mi sto davvero cagando addosso, No, non sono nemmeno nella caverna. No, vabbè, raga. No. Ma sono uscito... Avevo chiuso qua. Avevo letteralmente chiuso. No, 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 io non ci credo, io non ci credo. Ero qua, ero tipo qua, No, raga, no. Cosa... Avete visto? Avete visto? C'era qualcosa qua. Io ne sono abbastanza sicuro. Allora, fermi un attimo. Sto cercando di capire che caspita sta succedendo. Vi rendete conto di quel che caspita è successo? Il mio personaggio si è mosso da solo. Io ero andato. Perché ho detto, vabbè, aspettiamo il giorno, cosa vuoi che succeda, no? Sono andato e ho fatto altre cose in casa. Però poi, dopo, sono tornato, ho visto sta roba. E mi sono reso conto che il personaggio si è mosso. Cioè, non è che si è mosso. Cioè, non lo so se si è mosso, si è teletrasportato. Ma, no, anzi, vedremo la registrazione. Perché se... No, cioè, stiamo scherzando, raga. Ma, raga, ma ci rendiamo conto di cosa è successo? Cioè, ora io veramente sto parlando in modo molto informale con voi. Ma perché voglio farvi vedere quanto caspita possa essere strano a volte Minecraft. Perché, ok, magari sarà anche stata una mod. Ma come caspita... Cioè, che caspita di modo ti fa fare questo? Ti piazza le torce, ti scava sotto i piedi, ti fa uscire dalla caverna, ti mette anche in pericolo, perché letteralmente, cioè qua, a parte che non si vede assolutamente niente, però mi stava mettendo in pericolo. Cioè, voi vi rendete conto di quello che... Di quanto caspita non ha il minimo senso, raga. Non ha senso. Io ho paura, cioè, ho letteralmente paura di giocare a Minecraft a volte. Ma ho proprio paura, cioè, ho proprio la pelle d'oca. No, vabbè, io boh, non ho parole. Aspettiamo il mattino, vediamo cosa succede d'altro, non lo so. Ok, perfetto, è arrivato il mattino, più o meno. Sì, dai, più o meno. Guardate, c'è l'aurora boreale, tipo. Ok, molto bello. Ma io una roba così non l'ho mai vista, ripeto. Non ho mai visto una roba di questo tipo. Io... Direi che il video possa finire qua. Fatemi sapere che cosa ne dite voi nei commenti. Ricordatevi le live sul canale Viola, Dunis RFP, il 9 dalle 15 alle 17. E noi ci vediamo al prossimo video di questa serie straordinariamente paurosa. Raga, sto sentendo robe. Basta, me ne vado. Esco da questo mondo maledetto.